suo fratello fa la stessa cosa, cioè la sua percezione dovrebbe essere ulteriormente aggravata rispetto a questo. Le contesta sostanzialmente di aver rotto il centrodestra qua, ma questo lo sa parlare di me. Le rispondo? Sì. È vero. Se lo faccio tutte, poi ah, no, però no, facciamolo alla volta, se no poi mi dimentico. È assolutamente vero. Anche mio fratello, devo dire con piacere che tutti gli altri sono attivisti della mia campagna elettorale, come lei sa, tutti gli altri miei parenti, tutti. Sono due le sue domande. Io non ho rotto il centrodestra, io ho posto la mia candidatura e le direi che mi sarei aspettato, per primo, da Forza Italia, che io ho costruito, che Forza Italia dicesse: noi siamo contenti che Claudio Scajola si candidi a sindaco. La dimostrazione che non l'ho rotto io è che hanno cercato 7 candidati perché si mettessero contro di me. Quindi vuol dire che il problema non era un altro candidato, il problema era che non lo fossi io. Quindi sono io che non ho rotto il centrodestra. Seconda motivazione. Lei, come voi, avete scritto a un certo punto una dichiarazione di mio nipote Marco che ha detto: allora mi potrei candidare io a sindaco. E in questo studio c'erano molti di voi, io ho detto che di fronte alla candidatura di mio nipote non avrei esitato un attimo a tirarmi indietro. Non c'è stato lo stesso atteggiamento. Gli ho risposto? Sì, e su suo fratello un po' meno. È la stessa cosa. E non ho capito bene se dovesse non malauguratamente essere eletto sindaco o restare in consiglio comunale, No, perché vede, io ritengo che uno non è che dice: io partecipo alla gara se vinco e se perdo vi lascio affogare, farò il mio ruolo dall'opposizione nell'interesse di Pere. E poi, questo è un po' più tecnico, è uno degli argomenti di cui ha parlato prima in riferimento ai rifiuti zero, alla raccolta differenziale, che è un argomento che sembra molto sensibile qua in piedi. Ha incontrato qualche mese fa, ne abbiamo dato conto noi, il sindaco di Sanremo, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che un Imperia sotto la sua gestione potrebbe trovare un accordo con Sanremo, con Amaia Energia segnatamente, e seguire quello stesso percorso di raccolta porta a porta? Io la ringrazio della domanda. Io ho incontrato il sindaco Biancheri perché ho chiesto a lui informazione. Voi sapete che io, fra i tanti difetti che ho, c'ho anche quello che sto molto seduto alla scrivania a studiare i problemi. È difficile che mi becchiate su un tema se ne parlo che non sia suffragato da approfondimento. E quindi prima di parlare dei rifiuti ho studiato. E nello studiare ho voluto vedere poi praticamente come funziona Sanremo. Il sindaco di Sanremo, cordialissimo, è venuto qua e mi ha illustrato le difficoltà iniziali del porta a porta, come hanno dovuto rimediare dopo. Guardi che ho incontrato anche Gorlero, che è il presidente lì, cos'è Andrea? Una notizia. Sì, anche Gorlero ho incontrato. E mi hanno segnalato in maniera chiara pregi e difetti di come si sono mossi loro. E allora l'intendimento mio su Imperia è di copiare le cose che vanno bene, non di copiare quelle che vanno male. E per questo motivo lui mi ha detto che l'esperimento in alcune zone di Sanremo del porta a porta hanno funzionato. Quindi il motivo dell'incontro era quello lì. Mi fa anche piacere, per carità, dire che da parte di tutti e due, che sono schieramenti diversi, l'uno, l'altro, io, quello che è, sulle politiche, cosa votano ognuno, loro non lo so, devo dire con piacere che c'è stato un confronto sui problemi. Cioè, a me piace la politica del confronto, non dell'urlo. L'urlo non mi piace, non mi è mai piaciuto.